Cari Davide e Giulio, io so, adesso in questi brevissimi minuti di questa intervista, che ci sono più cose che non potete dirmi di quelle che potete dirmi. È vero? Verissimo, o che conosciamo piuttosto che non conosciamo, vero? Sono anche sicuro che voi non potete non essere fan degli stessi film, perché a parte che non credo che esistano degli antifan, dei non fan dei film Disney, Pixar, Marvel. Sono certo che siete fan anche voi e mi domando se a un certo punto, rispetto alle informazioni che voi avete in anticipo, giustamente perché lavorate a questi film, se a un certo punto il fan che è dentro di voi dice no, però preferirei non sapere queste cose, non avere spoiler sui prodotti che andremo a commercializzare tra un po'. Sì, io ti dico di sì. Guarda, io sono un fan di Star Wars, proprio della primissima ora, che proprio finché mi ha colpito da spettatore, visto a 11 anni, quindi insomma chi l'ha visto nel 77 quando uscì se lo ricorda. E devo dire che è esattamente come dici te, delle volte arrivano quei pezzi, ma no, ma io non lo voglio sapere. Mi piacerebbe poter. Ecco, quello che perdi, ti perdi un po' quell'esperienza da spettatore quando arrivi proprio vergine alla proiezione, perché io, diciamo, quando si tratta di film non nostri, cerco di evitare proprio di vedere i trailer, le cose in generale, perché mi piace ancora andare al cinema, senza sapere nulla, che oggi è veramente complicato. Complicatissimo, è Sì. vero. Davide. No, confermo anch'io quello che diceva Giulio, ma devo dire che in questo anche ci aiutano i nostri studios, nel senso che poi spessissimo, no, è anche la verità, però è anche il bello, se vogliamo, del nostro lavoro. Però anche noi, molto spesso, in particolare di alcuni titoli e di alcuni studios, vediamo veramente ben poco. E quindi anche noi arriviamo alla fine, poi con la visione del film, in cui siamo piuttosto, come diceva Giulio, piuttosto vergini, nel senso che abbiamo visto o trailer o magari qualche season in più, però non, che in realtà non ti spoilera. E soprattutto come un titolo che adesso cito, Avengers, il seguito di Avengers Infinity War, ovviamente qua ci sono una massima segretezza da parte degli studios, correttamente, perché poi, come abbiamo visto in Avengers Infinity War, se venivano spoilerate alcune scene, ti perdevi anche il gusto poi di vedere il film. Però sì, anch'io concordo con quello di ogni tanto ti perdi un po' questa, se vogliamo, anche un po' questa magia di vedere poi il prodotto finito, perché poi in alcuni casi vediamo il prodotto quando è ancora magari in fase di lavorazione, però anche lato mio, soprattutto lato marketing, ti aiuta poi nel lancio poi il film per capire meglio il posizionamento, oppure magari per capire un po' meglio su quali leve puoi contare, quali invece puoi magari anche rispetto al gusto del mercato italiano fare leva o meno. Io resto sempre generico adesso rispetto ai brand delle varie saghe, delle varie franchise, però ci sono stati momenti in cui, perché essendo così tanti fan sia di Star Wars, sia dei film Marvel, dei film Pixar, c'è stato un momento in cui effettivamente la voce dei fan arrivava così potente che una decisione magari editoriale è stata leggermente spostata. Sì, allora devo dire, beh, ovviamente anche qua dipende dal tipo di voce e a cosa si riferisce. Diciamo che in alcuni casi sì, nel senso se il volume è talmente alto e ampio di quello che avviene, ci possono essere delle nuance che siamo in grado anche di intervenire. Ovviamente quando parliamo di un film è difficilmente modificabile, quindi da voci o da clan di fan, ovviamente anche in questo caso, anche qua dipende da quanto è potente la voce, però in alcuni casi sì, soprattutto devo dire per quanto mi riguarda, quindi lato marketing, stiamo sempre molto attenti al mondo dei fan. Adesso ovviamente avviene attraverso un po' di più attraverso i social, ma non solo, perché poi online si scatenano abbastanza fan e non fan, e per noi sono anche un po' un termometro di quello che stiamo facendo, quindi anche lì siamo in grado in alcuni casi di correggere, in altri un po' meno, però assolutamente sì, siamo sempre attenti a quello che i fan ci dicono, soprattutto poi quando parliamo ad esempio di Star Wars o dei Marvel, in cui hai i fan che sono un po' più
attenti anche a cogliere eventuali sfumature dei film o delle azioni di marketing che facciamo. Disney ovviamente è un colosso e penso che tutta la concorrenza guardi a che cosa fa e come muove il mercato, perché diciamo, gli incassi sono veramente molto importanti, cioè, la risposta e il riscontro del pubblico è veramente a dei livelli che non so se andiamo indietro, diciamo da 10 anni fa, indietro non troviamo, c'erano quei titoli che ogni tanto esplodevano, ma adesso siamo veramente dei livelli pazzeschi. E mi domando invece se a un certo punto voi guardiate invece la concorrenza e ammiriate delle soluzioni, delle strategie effettivamente dalle quali un po' catturare qualcosa, rapire qualcosa, rubare qualcosa. Ma guarda, io parlo proprio in quanto appassionato proprio di cinema, assolutamente, io guardo i film della concorrenza con interesse, ma proprio da spettatore, e ammiro anche quando ci sono dei film particolarmente riusciti, particolarmente accattivanti, quindi assolutamente poi la concorrenza secondo me è sempre un fattore molto positivo, non ti fa riposare sugli allori, ti stimola sempre a provare anche delle strade nuove, anche a imparare da cose che riescono a altri studios. Quindi io vedo, appunto, la vedo come appunto un elemento assolutamente, assolutamente positivo, e ecco, non c'è nessuno snobismo da parte nostra nei confronti assolutamente degli altri studios, che fanno un lavoro assolutamente rimarchevole. Ok, allora intanto vi ringrazio e vi dico in bocca al lupo. Pare, cioè, Grazie e crepi. l'attesa è veramente insomma, solida nell'aspettare Mary Poppins, Ralph spacca internet, Captain Glass, Marvel, Marvel. Glass, porca miseria, mi dimenticavo. Avengers, Vabbè, quello. Aladdin, Dumbo, Dumbo, Toy Story 4, Re Leone. Toy Story 4, Andiamo avanti. abbiamo chiuso in bellezza. Va bene, grazie mille, a Grazie presto. a voi, grazie.